trionfa al Festival del Film Americano di Deauville, Francia, il film Beast of Sutton Wild dell'esordiente Ben Zeitlin, che incassa il Grand Prix e il Cartier Révélation. L'opera è già stata premiata tanto a Cannes che al Sundance Film Festival. Il protagonista del plot è un'intrepida ragazzina che vive con il padre Wink in una comunità ai margini del mondo. Quando Wink contrae una misteriosa malattia, la natura impazzisce, la temperatura aumenta, le calotte di ghiaccio si sciolgono, arriva un esercito di creature preistoriche. Con le acque in aumento e il peggioramento della salute di Wink, la fanciulla decide di andare alla ricerca della madre perduta. La competizione e le anteprime sono il cuore della manifestazione, ma il Festival del Cinema Americano non è soltanto questo, c'è anche l'aspetto glamour, la ricerca dell'incontro con le celebrità, e Deauville, anche attraverso gli omaggi attribuiti ad alcuni grandi artisti, non ha deluso gli appassionati. Grande omaggio all'attore irlandese Liam Neeson, gli abbiamo chiesto quale dei suoi personaggi ricorda con maggior piacere e orgoglio. Sicuramente quello di Schindler's List e Michael Collins, che è stato uno dei padri fondatori del mio paese, l'Irlanda. Gli sono molto affezionato, soprattutto perché è stato un personaggio molto carismatico, anche se controverso. Le controversie su di lui non si sono ancora placate. Neeson è la star di Tekken 2, il sequel di Tekken, film d'azione. In generale mi mantengo abbastanza in forma nella vita normale, ma per questi due film bisognava incrementare le flessioni. Naturalmente ci sono state le scene in cui ci voleva un'adeguata organizzazione, una coreografia. È un po' come apprendere una nuova danza. Prodotto da Luc Besson e diretto da Olivier Mégaton, Tekken 2 è stato presentato per la prima volta al Festival di Deauville. Deauville ha reso omaggio anche all'attrice messicana Salma Hayek, famosa per il suo attivismo in favore delle cause umanitarie. Ma cosa preferisce? L'arte drammatica o l'impegno sociale? Dipende. Dipende, quando l'iniziativa umanitaria è di successo è veramente una grande soddisfazione che non ha uguali. Quando ti capita di lavorare con registi come Oliver Stone, anche questa è un'opportunità incomparabile. In conferenza stampa l'attrice ha ricevuto gli auguri perché ha da poco compiuto gli anni. Per tutti coloro che si meravigliano, sono 46 e senza Botox. L'attrice si è poi commossa ricordando l'aiuto che ebbe nella realizzazione del suo maggiore progetto, il film sulla pittrice messicana Frida Kahlo. È stata la cosa più bella perché è stato come un regalo dei miei amici. Ma non dovete farmi queste domande. Anche alla IEC è stata dedicata una cabina della spiaggia di Deauville, mentre in programma è stato presentato il suo ultimo film Savages, diretto da Oliver Stone.